Amici, ciao, benvenuti sul canale, io sono Lilla. Oggi apriamo una cosa che mi è appena arrivata ed è questo scatolone super giga di Tangle. Lo sentite l'odore del fattorino appena arrivato? Sì, ecco qui, tutta la scatola è super colorata, quindi quello che dico è andiamo a vedere che cosa c'è qua dentro. No, andiamo a vedere che cosa c'è qua dentro. No, no. Sia, ti sento, dove sei? Sono più vicino di quanto tu possa immaginare. Sia! Cosa ci fai lì? Mi hai interrotto, stavo facendo una presentazione, vado al fattorino, io per una volta sono super puntuale, apriamo tutto. No! Sia, sei un po' indisponente. No, non possiamo, ora ti spiego il perché, perché adesso devo presentare la mia nuova super amica e vogliamo aprire una LOL Pets perché lei non ha nessun animaletto. Anche io non ce l'ho, però non importa. Il tuo deve ancora uscire. Dai, ok, presentaci l'amica. Ah, amici di Teraspargo, benvenuti. Ecco qui la mia nuova amica. Vi presento Barbara D'Orso. Oh, ciao. Un bacio a tutti. Ah, grazie, grazie da parte di tutti. E noi vogliamo aprire una LOL Surprise Pets e quindi lo facciamo. Vabbè, ok, fatelo, però dopo apriamo questi perché ci sono i crazy che sono i miei preferiti e io li devo subito aprire. Facciamo come vuoi tu. Entri la palla. Oh, allora, volete aprire questa? Va bene. Questa palla è introvabile nel mondo. Ma non è vero, è nei negozi di giochi. È introvabile nel mondo, forse. Ok, forse è introvabile, però se andate nei negozi di giochi li trovate. Va bene ragazzi, andiamo ad aprire prima dei Tangle questa pallina che avevo in realtà già a casa, quindi è da tanto che volevo aprirla. E vado a tirare via la prima cerniera. Nel frattempo io e Sia stavamo pensando che, siccome tante volte ci dite che abbiamo un altro canale, volevamo specificare che l'unico canale Lilla, dove io normalmente mi presento, potete vedere la mia faccia in tanti video, quindi basta che andate a vedere i miei video Lilla, molto spesso mi faccio vedere, oppure sul mio Instagram c'è la mia faccione, la mia vita. Ecco qua, il primo indizio, non l'ho mai visto questo indizio tra le nostre palline. Musica per le mie orecchie. Oh, che carino, bellissimo. Andiamo avanti. E io e Sia sempre abbiamo pensato che, in onore di tutte le pannocchiette che hanno fatto questo fan club pazzesco, il team pannocchiette eccetera, per tutta quest'estate, siccome fa caldo, vi chiameremo popcorn, scoppiettanti popcorn, così non, forse non vi confonderete con altri e non mi verrete più a dire hai un altro canale, perché è un po' noioso. C'è un canale in realtà che abbiamo, ma è un canale segreto ed è solo di Sia. Ecco qui l'altro regalino che troviamo dentro, l'altra sorpresina, perché è contata come sorpresina. E mi stavo spaventando, non trovavo la cerniera. Ecco qui altra cerniera, tanto come potete vedere è rosa, quindi non ci sarà nulla di pazzesco a livello di rarità, ma magari c'è qualcosa di super carino. Vado. Wow. A me chiamarli popcorn praticamente sembra una bellissima idea, perché i popcorn piacciono praticamente a tutti, sono profumati e poi ci sono quelli salati, quelli dolci, al caramello, al cioccolato, quindi ognuno sarà un popcorn diverso. E se siete dei popcorn diversi, scriveteci che tipo di popcorn siete, capito, piccoli popcorn? Sì, secondo me avevano capito anche prima, non c'era bisogno di tutta la spiega, tutto lo spiegone. Intanto guarda qua quanta rubina carina. Dai, apri! Allora, questo secondo me è un cappellino. Wow! Allora, mi sa che anche stavolta non faccio nessuna coppia, perché vedo del camouflage rosa e io non ho LOL con camouflage. Tra l'altro non ho ancora capito chi sia. Scusa, signora Barbara D'Orso, te la metto qua. Biberon. Wow! Pop! Una di quelle super super nuove, guardate, tipo a lattina. Io ne ho veramente pochissimi di questi e li adoro. Qua c'è ancora qualcos'altro ed è la paletta.
paletta che ci indica che troveremo un coniglietto. Coniglietto! Allora, a questo punto vado a scavare la sabbia cinetica rosa. Dunque, palettina rosa, è tutto molto rosa in questo set. Ah, le trovate subito, miracolo, non devo scavare ore e ore e ore come un archeologo. Molto bene. Ecco qui le scarpette che abbiamo trovato, sono veramente carinissime. Arriviamo al punto cruciale, quello dove scopriamo, almeno io, perché so che voi già avete capito chi è. E se avete capito chi è, mi raccomando, l'iniziale per non rovinare l'esperienza della sorpresa a tutti gli altri. Quindi andate pure con l'iniziale, tanto se l'azzeccate è azzeccata anche l'iniziale. No, bellissima, ma sono troppo felice. Ho sempre cercato la padroncina, non l'ho mai trovata. Che carino. Allora, vi faccio vedere il grado di rarità. È comune ed è Bunny Han. E viene così, che è veramente troppo, troppo bello. Guardate che belli i cerchi. E il trucco con l'eyeliner bianco. Troppo delizioso. Ma è super carino, potrebbe essere anche un mio pezzo, perché un piumino e colori ci siamo. Vero, vero sia. E io potrò fare un sacco di interviste a questo pezzo. Certo, tu sei un'esperta di interviste. Sì, è vero. Ok, adesso apriamo i prossimi, sono estremamente curiosa. Dai Lilla, apri i prossimi e siamo qui ad aspettare. Ma come? Ma sei stato tu a dirmi di aprire prima questo? Basta, apri. Ok. Finalmente posso mettere le mani sopra i Tangle, che sono dei braccialetti, ma sono anche degli antistress, quindi tipo io li amo alla follia. E un'altra cosa che amo di questo prodotto sono i colori, adesso ve li faccio un po' vedere. Ci sono quelli fatti trasparenti e soprattutto i Crazy sono i miei preferiti. Si trovano in edicola, guardiamo un po' quanto costano. Eccoci qua, costano 3,99€ con il magazine, quindi questo qua praticamente è il gadget del magazine. E potrete vedere appena li aprirò che possono fare un sacco di cose divertenti. Sono della Di Agostini e adoro questa scatola con l'oblò a vista, quindi possiamo vedere in trasparenza che cosa scegliamo. E ci sono anche questi che sono, si chiamano, no, questi sono sempre Crazy, volevo farvi vedere, eccoci qua, i classici. I classici sono praticamente quelli un po' più base e non hanno questa esperienza tattile che invece offrono i Crazy, perché hanno degli elementi che hanno diversi rilievi. Vabbè, adesso apriamo. Allora, vediamo se si aprono facilmente, direi di sì, perché basta spingere qua. E qui abbiamo l'apertura. Wow, dentro c'è il, vediamo un po', sarà il booklet, oppure le spiegazioni per usarlo. Sì, esatto, qua ci sono alcuni dei modi per usarlo, cioè twistarlo, connetterlo fra loro, ci vuoi fare diversi giochi, mixarlo. E qua ci sono tutti i colori disponibili, tra i classici e i Crazy. Collezionali tutti, cioè ragazzi guardate quanto sono belli. Io adoro i Crazy, ve lo dico subito. Le parti che mi piacciono di più in assoluto sono queste trasparentine, perché mi sa sempre di scienziato pazzo, ecco, tipo alambicco, cose strane. E ci sono queste a forma così di fusillo, di twist. Poi c'è questo che è un'esperienza tattile decisamente diversa. E questi anche hanno proprio, cioè voi li toccate e sono diversi. Sono tutti snodabili, vedete? Cioè la cosa che facevo di più era questa. Tac. E una volta messi al polso potevo scegliere di che colore usarli, perché tanto per me sono veramente tanti. Quindi tipo li staccavo così, li mi è andata ad aprire. E potete ricongiungerli esattamente come desiderate voi. Quindi se un giorno volete uscire solo col giallo, potete farlo col giallo e il verde, o solo tutto rosa e viola. Ne apro anche uno di classico. Uno di classico. Ah, l'italiano, quello corretto che piace a noi. E guardate, mi piace un sacchissimo questa confezione. Sa di giocattolo lussuoso, ecco. Allora, il classico che ho preso io ovviamente è stra pieno di questi, che sono, sembrano, vedete, pieni di acqua. Sono veramente bellissimi quelli trasparenti.
L'originale Tangle ovviamente è punzonato, guardate un po', per questo che vi dico, sembra un po' lussuoso come gioco. E potete anche mischiarlo con i Crazy, non c'è nessun tipo di problema, vedete? Magari in questo caso posso farmi una collana bella giga. Cioè, guardate, due Tangle attaccati quanto sono lunghi. Cioè, ci vestite tutta la famiglia praticamente. Potete fare bracciali, collane, anelli per chiunque. Ed eccoci qui, mi sono fatta l'anello del potere. Ovviamente ci sono anche dei colori un pochetto più, diciamo così, maschili. Ma, cioè, io anche metterei questo. Questo sembra un cingolato. Insomma, ce ne sono veramente tantissimi, credo di aver fatto vedere praticamente tutti i tipi. Adesso andiamo a vedere come cambierà il nostro piccolo pet. Per farlo ho un esperto qui in studio. No, non sei in studio, è un mio video. Chiamo l'esperto in studio, dicevo, e è la dottoressa Dottoroschi, esperta di cambiologia cromatica dei pets all'Università del Massachusetts. Niente. Buongiorno a tutti, sono un'esperta di cronologia. Di cosa sono esperta? Cambiamento cronologico, non mi ricordo più. Ah, va bene. Vabbè, insomma, che i pet cambiano colore nell'acqua. Andiamo a vedere se è vero. Ho creato un circuito colorato di Tangler proprio per rendere più scientifica l'esperimento. Andiamo a vedere. Prelevate il vostro pet dalla crocchia oppure dalla collottola, dipende dall'animale, e immergetelo senza più farlo respirare per alcuni decenni. Decenni? Cioè 10 anni? Vabbè, secondi. Se non succede niente, morite. No, aspetta. Stai su. No, mi viene da svenire perché anche questo pet non cambia colore. Lo so, e cosa ci posso fare? Su. Si ripigli, dottoressa Dottoroschi. Potete però avere ancora delle soddisfazioni scoprendo se il vostro pet piange oppure si lamenta. No, non si lamenta. Oppure fa pipì e cose strane di questo tipo. Va bene, vediamo. Mi sputa. Ecco, oppure ci sono quelli che sputano e fanno le bolle. Molto bene. L'esperimento non è riuscito. Ma aspetti. Ringrazio col cuore la nostra specialista che ci ha insegnato un sacco di cose, vero Sia? Assolutamente. Allora ragazzi, io spero che diate il benvenuto a Barbara D'Urso, che sarà sicuramente protagonista delle interviste alla Barbara D'Urso della prossima stagione su Teleasparago. Grazie pubblico, vi amo tutti i popcornini all'ascolto col cuore, sì col cuore, bene. Questa cosa mi ha veramente stressato ragazzi, ma nel frattempo ho trovato un Tangler praticamente del mio colore, il rosa, e penso che andrò a rilassarmi leggendo il magazine che c'è appunto insieme a questi braccialetti, che è pieno di quiz e di giochi. E poi c'è anche il grattacielo più alto del mondo. Non so se ve l'ho mai raccontato, ma sono andata e sono svenuta in questo grattacielo. Vabbè, io svengo sempre, è una roba strana. Comunque sì, adesso vado a rilassarmi, vado a leggere un po' di articoletti interessanti. E per oggi finisco qui questo video un po' caotico e spero che vi sia piaciuto. Ricordate di iscrivervi se è così e di attivare la campanella per ricevere sempre nuovi aggiornamenti. Un bacione e come sempre prima vi stritterò di affetto. Ciao!